Are you ready for a cabinet meeting, huh? Yeah, on, yeah, of course! The issue on the table. Secretary Hamilton's plans to assume state debt and establish a national bank. Secretary Jefferson, you have the floor, sir. Life, liberty, and the pursuit of happiness. We fought for these ideals we shouldn't set up for less. These are wise words, it's a them and quote them. Don't get surprised, you guys, cause I wrote oh, them. Yeah. <laughs> But Hamilton forgets His plan with that the government assume state's debts Now, pledge your bets has the hood of benefits The very seat of government where Hamilton said, Not true! Oh, if the shoe fits, wear it If New York's in debt, why should Virginia bear it? Yeah. Um, our debts are paid, I'm afraid Don't tax the South, cause we got a maid in the shade In Virginia, we plant seeds in the ground We create, You just want to move our money around This financial plan is in a raging demand And needs so many damn pages just for any man to understand uh, yeah. Say with hey, me, hey. in the land of a free And pray to God we never see Hamilton's candidacy Look, when Britain takes tea, we got Frisky Imagine what's gonna happen when you try to tax our whiskey oh, oh, that's my yeah, right. Thank you, Secretary Jefferson Secretary Hamilton, your response Thomas, that was a really nice declaration. Welcome to the present, we're running a real nation. Would you like to join us? Or oh, saying Melody, doing whatever the hell it is doing, Monticello? <laughs> if we assume that that's the Union gets a new line of credit, a financial diuretic, I know you don't get it. If we're aggressive and competitive, the Union gets a boost, you'd rather give it a sedative? A civics lesson from a slave, Hey neighbor, your debts are paid cause you don't pay for labor. We plant seeds in the South, we create your Keep ranting, we know who's really doing the plans. Yeah. It another thing, Mr. Age of light. and I men will lecture me about the war. You did them fighting it, you think I'm frightened of you, man. We almost died in the trench when you were off getting high with the French. Thomas Jefferson, always says it with the president. Reddison, there is a plenty, doesn't jettison. Medicine, you medicine us so take your medicine. Then you're a worse shade, then the national deficit. <laughs> Sitting there, you let us do shits. Hey, turn around, bend over, I show you where my shoe fits. Perfetto, quindi ragazzi, bentornati qui su Scheggi di vetro, l'unica vera rubrica per analfabeti. Avete visto questa intro molto molto stimolante di un ragazzo che conosco ormai da quasi 10 anni che sono onorato di avere qui in trasmissione. Quindi diamogli tutti un caloroso benvenuto. Lui è uno speaker, un attore, un doppiatore, tutto quello che l'arte rientra e quindi un caloroso applauso al nostro mitico Matteo Di Lillo. Buonasera, carissimo. Buonasera, buonasera. buonasera. Allora, no, devo subito spiegare: questo è un oggetto di scena, eh? è stato portato esatto. qua, un, un oggetto di scena che, che mi è stato gentilmente chiesto, quindi ci farà compagnia tutta la sera. Esatto, però sai come so io che siamo comunque due vecchi teatranti che gli oggetti di scena se non vengono utilizzati risultano quasi certo. morti, defunti, quindi noi rendiamoli vivi, un bel brindisi naturalmente a, a Matteo, evviva, evviva l'arte, evviva il teatro, evviva. e intanto... Io, Natura, adesso mi metto un po' bene perché sono sempre un disastro, eh, Matteo, io ti ho fatto una presentazione assolutamente eh, dannosa e probabilmente ehm, sbagliata, quindi lascio a te un attimo la parola di presentarti un po' meglio, quindi che fai nella vita, che ci stai a qua e soprattutto che cosa ti piace fare? Eh, allora, Sono tre domande importanti, allora eh, che, 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 che ci faccio qua è la prima domanda secondo me, <ride> facciamo eh, così. Eh, me lo chiedo pure io che ci faccio qualcosa, non, non lo so. <ride> giustamente, eh, diciamo che quando tu mi hai chiesto di venire, io ovviamente ho detto di sì perché ho tanto rispetto per te, e quindi mi faceva molto piacere esserci. Io nella vita ho anche un sito: e web, comunque, eh. vorrei ricordare che io te l'ho chiesto un anno fa, quindi, tra le altre cose, quindi <ride> Vabbè, siamo presi i nostri chiesto... tempi. <ride> Ti dai, era solo all'inizio del Covid, su, quanto è peggio. Esatto, che sarà mai, che sarà mai. È passato dall'inizio del Covid. Vabbè, eh, anno, e, e quindi io nella vita che faccio? Io mi occupo di tutto ciò che ha a che fare col mondo della, della voce, delle, delle incisioni, registrazioni, cioè finisce i noni capito? Vabbè, non lasciamo perdere. <ride> eh, giustamente arrivano anche quelli. Quindi, Ultimamente mi occupo tanto di radio e di doppiaggio perché il teatro è una, una parola che è sparita dal vocabolario italiano e non solo, e noi ovviamente saremo gli ultimi a, a rimetterlo dentro. Quindi brutta anche questa, Vabbè, poi la tagliamo in post. E dico, saremo gli ultimi a ritornare nel, nel mondo dell'arte, nel mondo del teatro. Quindi adesso per vivere. Eh, diciamo che mi occupo di appresto ah, la mia voce a ah, cagate cose insomma che possono succedere e anche poi cose più importanti come può essere la, 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 proprio la, la trasmissione della radio oppure il doppiaggio di eh, serie bellissime che poi tutti voi andate a vedere su Netflix e quindi insomma qualcuno deve anche pur doppiarle no? Chiaro, chiaro, ma infatti adesso ne parleremo sicuramente di tutte le cose che fai, che sono sicuramente fighissime. E dato, Matilde, non ti preoccupare, il mio fegato ormai è andato via un anno fa, anche quello. Quindi, eh, no, perché mi, mi criticano già per il mio comportamento. Eh, comunque, ne parliamo sicuramente dopo la nostra fantasticosa sigla. Vai così, schede vetro. Bene, hai visto che è carina? Perché noi siamo qua a hai ballare. Eh, <ride> vabbè, non è una critica. Non, non trovo bene i vocaboli, perché oggi sono molto emozionato. Visto che, comunque, è un attore professionista, cose che non mi capitava quasi mai. Tra eh, no. l'altro, no, non mi capita soltanto una volta al mese. Mi tocca. Però, comunque, <ride> eh, ragazzi, Matteo è una persona veramente fantastica. Uno dei migliori eh, speaker radiofonici mm. che conosco ne conosco due, l'altro è già stato qua un anno fa, speriamo che non veda questa live. E, <ride> ovviamente vi ricordo, come al solito, il solito disclaimer, se volete iscrivervi al canale Twitch basta premere il cuoricino appunto su Twitch, se volete abbonarvi potete farlo gratuitamente utilizzando il santo e fantastico Amazon Prime, viva Amazon, voi non spendete nulla e invece a noi ci arriva una piccola parte, così per sostenere il progetto, se invece volete fare delle donazioni vere e proprie, Potete farle nel link che trovate sotto, sotto, in sovra, no, sotto iscrizione qui sempre sul canale. Detto questo, Matteo, parliamo un po' di te. Innanzitutto, volevo chiederti, ehm, tu, hai fatto, tu fai tante cose che riguardano tutto il mondo della recitazione, del teatro, quindi comunque di essere protagonista in prima persona delle tue cose, e volevo chiederti innanzitutto come mai ti è nata questa passione? Cos'è che è successo a Matteo Bambino quando era piccolo, che gli è toccato fa così megalomane, ma anche no, comunque eh, il protagonista di teatro, cinema, radio e quello che è? <ride> Allora guarda, se, se sapessi la vera risposta a questa domanda la dovrei andare a dire a mia mamma che se lo chiede da 15-20 anni no? continua a chiedersi ma perché Matteo, perché sei finito lì? Cioè potevi fare un lavoro normale, più fisso, bello perché poi non pensate che gli attori Tranquillo. sono tutti come Hollywood eh? cioè gli attori fanno la fame i tre quarti del tempo poi voi li vedete in pompa magna un giorno a teatro sono vestiti bene, si sono anche fatti la doccia ma il resto del tempo poi non so, stanno rattoppando <ride> i calzini capito perché comunque non è che ce la passiamo alla grande però io da bambino ho avuto la fortuna e, e la maledizione allo stesso tempo eh, di eh, frequentare una scuola di, di teatro, in realtà era una scuola di inglese però per me è rimasta una scuola di teatro, cioè i miei genitori mi hanno segnato lì perché volevano io imparassi l'inglese però uh, questa scuola utilizzava come strumento il teatro e quindi a me dell'inglese mi è rimasto perché mi è rimasto, però il teatro poi è diventato focale. E Io ancora mi ricordo, era il 2007 credo, se non sbaglio, dovrei avere anche il cd da qualche parte. Minchia, minchia, anni, ah, più, di, di, più di 13 anni fa. E eh, successe che eh, prima di entrare in scena, proprio io avevo un personaggio di un musical eh, che si chiama Oliver Twist. Io facevo Fagin. Okay, che meraviglia! Che è, è, è un, è un personaggio, insomma, istrionico, molto esuberante, molto quello che poi sono diventato nella vita. Eh, però diciamo che eh, prima di entrare in scena, che dovevo fare quel personaggio, ho avuto proprio una, una sensazione qua che mi ha detto, bene, io questa cosa la voglio provare per tutta la vita ho capito che questo è proprio, è proprio quello che io voglio fare nella vita, appunto, cioè, ho avuto l'illuminazione che avevo 13 anni, fatto sta che appunto insomma, poi siamo andati avanti, ovviamente un conto sono i sogni, un conto è la realtà, poi quando uno lavora cambia molto il sogno rispetto a come te lo, te lo immaginavi, insomma però tutto partì lontano, 2007. Possiamo dire che gli occhi aperti sono sempre diversi dagli occhi chiusi, diciamo così. Però no, vabbè, comunque capisco, è un mondo che comunque abbiamo affrontato diverse volte sul canale e capiamo appunto la difficoltà, poi figurati quest'anno che merda che è stata, però no. sicuramente No, ma che, ma figurati, ci si è la passata. Ehm bam bam ba ba ba, ba ba ba. Ba ba ba. ok buona perché sentivo un leggero riverbero scusami non sono impazzito <ride> ogni tanto mi capita e, naturalmente in chat se qualcuno vuole fare domande a Matteo sono, siete liberissimi intanto io ti chiedo eh, fai tantissime cose e eh, naturalmente tutti rientrano in una volontà immagino di esprimere la tua visione dell'arte comunque vuoi esprimere te stesso ehm Cosa potrebbe, secondo te, naturalmente, accomunare eh, tutte le varie arti che fai? Cioè, nel senso, la radio, il doppiaggio, il teatro, il cinema, quello che è. Com'è che trovano il punto in comune nella tua persona? Non so se mi sono spiegato. No, no, chiarissimo, chiarissimo. E su questo ti rispondo con il mio sito web. E se tu vai su www... boom super spam, subito, grandioso, spammeamo. Tu vai eh, portando acqua al mulino, se tu vai sul sito mateodilibio.it, scoprirai che io mi descrivo come un professionista della voce. Questo viene, ma non è, non è stata colpa mia, io non, eh, non c'entro niente, io per anni, eh, pensa, io all'inizio ho studiato economia. Poi mi sono rotto il cazzo e sono andato a studiare, si può dire cazzo, no? non è internazionale. Sì, puoi dire quello che vuoi. E, eh, poi sono andato a studiare un'altra un scuola, non ho preso una laurea in educazione di comunità facendo una tesi proprio su Brecht, indirizzo teatrale, insomma mi sono fatto un, tutta una storia, una, una trama, mi sono letto tutta la, la bibliografia di Brecht che te la lascio immaginare. Ma dovunque io, io andassi nella vita, ovunque, ti parlo veramente, anche se andavo in vacanza all'estero eccetera, l'unico commento che ricevevo sempre era ammazza però che voce che c'hai dovresti proprio fare il doppiatore te lo giuro Alex che questa cosa mi è successa, io ci ho avuto questo commento ovunque, anche al bar a prendere un caffè ciao buongiorno, due caffè e un cappuccino eh, ma che è bella una voce, che voce però, ma che bella voce questo è stato all'infinito così finché ho detto va bene ok basta, questo è l'universo che mi sta dicendo che io devo fare questo e che il dono più grande che mi ha dato visto che Insomma, sono quello che sono, però ho una voce strepitosa. Questo è quello che mi è stato sempre riconosciuto. Modestamente, modestamente. Quindi, almeno la voce, guarda, è l'unica cosa che mi riconosco. Il resto ne possiamo parlare. però sulla voce diciamo che ha sempre fatto il suo effetto, e quindi ho deciso di eh, farla diventare proprio primaria nella, nella mia vita e anche nel mio lavoro. Certo, però naturalmente sappiamo che eh, avere una bella voce non vuol dire non appunto. Non no. basta, è sicuramente un buon punto di partenza, cioè nel senso, sicuramente per la utilizzare. Poi è un bordello. È peggio perché il è mio peggio. errore, molto spesso, per anni è stato forse tuttora è perché delle volte non è che uno è perfetto, eh. ragazzi. Anche questo, nessuno si arriva, nessuno è perfetto, è arrivato è il più bravo, mai, soprattutto in un campo artistico, questa cosa non può esistere. Siamo sempre in cammino. Quindi siamo sempre a migliorarci per arrivare sempre un po' più su nell'eccellenza, nell a continuare sempre più su, sempre finché non raggiungi la perfezione che non esiste, quindi vai avanti tutta la vita. E, però il discorso è proprio di non a, con la bella voce uno si appoggia, no? E quindi quando vai a fare le cose poi semplicemente usi la voce e basta. Invece no, perché la voce da sola non basta, ci vuole un'interpretazione, ci vuole qualcosa. Ed è lì che entra il teatro, lo studio, la cultura e insomma tutto quello che poi è la personalità. Oltre poi alle caratteristiche psicosomatiche. Di psico. fatto, per quanto riguarda la tua formazione, qua la cara Giulia ci domanda mm -hmm. se hai frequentato una scuola di teatro per professionisti avanti con la carriera. Mm. Eh, sì, Giulia, in realtà due, eh, una, tra l'altro, è finita l'altro ieri. Eh, vabbè, Minchia. questa poi, in caso <ride> ve, la, ve la racconto. No? Perché io vabbè, è stata una scuola diversa. Io ho fatto una scuola di, di teatro, si chiamava Stage Academy, era un'accademia d'arte drammatica che ha avuto 4-5 anni di vita prima che insomma, andasse naufragando nel nulla, credo, perché la, una delle insegnanti ha litigato con l'altro, praticamente una è ritornata a Trieste, l'altro non so che fine ha fatto, però erano dei personaggi grandiosi. Quindi in realtà la, la scuola la fa l'insegnante, so che sembra una, una stupidaggine, però se dovete studiare dovete sapere in mano a chi vi mettete. Allora io avevo un insegnante che era un allieva di Gasman. E un altro invece, che era un regista di teatro. Ma de Alessandro o De Vittorio? No, De Vittorio. Eh, Minchia. No. Eh, beh, di che, Insomma, è che uno se fa Minchia. il quarto che ha studiato con Alessandro Gasman. Però, ha studiato <ride> con Vittorio. diciamo non che lei c'ha avuto un centesimo di Gasman. A me me ne ha trasmesso un altro centesimo, quindi io ho un decimillesimo di Gasman che vive dentro di me. È che comunque è tantissimo. È comunque una goccia d'acqua sufficiente nella vita. E poi, invece, la seconda scuola l'ho fatta ed è la. La, 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 la scuola diciamo di cinema di una, una, una de, delle più grandi doppiatrici diciamo che ci sono qua e non so se lo posso dire o è pubblicità occulta questa cosa no vabbè ma puoi dirlo se tu sei dire... contento di dirlo Somma, puoi dirlo sto parlando di Rossella Izzo che è una grande grande direttrice del doppiaggio magari tanti conoscono Simona Izzo che è la sorella con i chitognazzi che fanno i film con De Sica eccetera e che ho conosciuto proprio la settimana scorsa e quella però era una scuola di cinema <coughs> Perché? Perché, ragazzi, studiate il cinema, il teatro non guadagna. Il teatro, non ha soldo, non ha niente. Quindi, a far... Andate a fare cinema. Voi che siete belli e siete giovani, perché il cinema paga molto di più, il teatro è, è una catastrofe. No, ma ti dire... dirò una volta questo dicembre, ho fatto una comparsa per un film horror veneziano. Vabbè, che la tele regista era spagnolo. Adesso non vi dirò, però, e comunque: si prend... io ho preso molti più soldi che per una comparsata rispetto a tutti gli spettacoli che ho mai fatto. Però c'è cioè un però. Non, non puoi, secondo me, questa è la mia opinione. Non si fa bene il cinema se non si è passati prima dal teatro. Perché bravo, bravo! Quando tu sei un mestiante del teatro, quindi hai messo in scena varie piece teatrali, hai fatto tanti studi su dei testi, hai, hai visto, hai fatto, non so, due settimane di repliche di qualcosa, eccetera. Hai studiato, hai fatto la compagnia. Fare una, una posa su un set cinematografico. È una cosa molto semplice in realtà, perché il cinema è molto naturalistico. Quindi, una volta che trovi la verità se sai connetterti con le emozioni, perché l'attore fa solo questo. Cioè, l'attore è un professionista dell'emozione, quindi come un pittore deve scegliere il rosso, il blu, il giallo, quale sfumatura mettere su questa cosa, un attore deve trovare la giusta sfumatura di emozione da trasmettere attraverso il corpo e la voce. Quindi, se lo hai fatto tramite il teatro, farlo al cinema è più facile. Invece tanta esatto. gente va al cinema Ed perché è... vuole apparire, no? vuole fare il bello figo eh, sul bello schermo, però magari poi difficilmente no, ha quelle competenze che comunque servono e che si fanno col tempo. Eh. Intanto okay. saluto Shintai, ciao bellezza, come stai? Sei sempre bellissima. Eh, Giulia ci dice che il teatro la faccia una particolare e in è effetti è... io sono molto d'accordo con Matteo perché mi ricordo che uno dei miei maestri... Mi disse, eh, dovete farvi una grande formazione teatrale. Perché poi fra fare il cinema sarà soltanto fare di meno rispetto a quello che sapete già fare. Esatto. Poi, naturalmente, un'interpretazione. Eh? No, no, ovviamente. esattamente. il cinema asciuga meno, leva leva tutto. Leva, tutto e si... leva. esatto. Tu impari a fare di più, poi togli. Si fa sempre a tempo, invece se non c'è esatto. niente, se la sostanza non ce l'hai, dove vai se la banana non ce l'hai, diceva qualcuno, cantava Alberto. Ma Dott. sì, infatti, è no. come veramente la banana <ride> è come pittura, voglio dire, se tu, cioè, devi avere, eh, è meglio avere otto colori piuttosto che averne mm. due, immagino, eh, una stronzata. Poi anche lì non eh. cioè io ho le mie intenzioni, il mio modo di, di recitare che è diverso da Alex, che è diverso, eh, da qualcun altro, ognuno ha il suo e questo è la forza in realtà perché siamo unici e quindi non è detto cioè, eh, che, che non, non ce la faremo mai. Cioè, un Giallini che tutti conoscete no? adesso, Rocco Schiavone ha fatto grande successo, ma lui è partito già da, mh, eh, da perfetti sconosciuti. No? È stato uno in realtà molto prima, però eh, con anche la, la serie eh, romanzo criminale, no? dove lui era terribile, e, però. Qual è la forza dei giallini? Se tu lo vedi, lui è sempre stato se stesso, sempre. E lui è uscito adesso, ma questo ha 40-50 anni. Prima ha sempre voluto fare l'attore, anche da quando aveva 20 anni, ma adesso sta uscendo tanto, capito? Quindi Però è sempre stato lui, quindi a un certo punto... Se, se vale eh, qualcosa, Abbiamo, scusami, abbiamo una successo? piccola formula che ci dice Shintai, adesso Matti ti anche a te, che è il cinema è uguale a youtuber barra twitcher quindi streamer quindi il teatro uguale a streamer quindi se tu fai teatro prima o poi devi capitare su twitch quindi eh, sicuramente è un invito Matteo apriti un questa, canale aristotelico, diciamo. molto aristotelico invece Tilde la cara Tilde ci chiede quanto, ti ti chiede quanto ti aiuta la tua voce nel riempire la scena che so con un grande problema di ogni attore e attrice e qua ti lascio la parola perché io ho una mia teoria ma voglio esporre dopo allora, mamma mia, grazie eh, tu proprio tiri le patate bollette <ride> bravo, bravo complimenti. Oh, tu vuoi sporti? o responiti? <ride> allora, eh, la voce è uno strumento, ok? Quindi partiamo da, da questo presupposto quindi quanto ti aiuta uno strumento a fare un concerto eh, tanto eh, è ovvio, è il, è il tuo strumento no? quindi è il modo in cui lo suoni che riempie la questione è sempre di eh, riuscire a fare una sintesi tra quello che pensi e provi tu, tra quello che vuole il regista e tra quello che è il personaggio realmente. Cioè, quindi tu in realtà fai una cosa, ma è una triangolazione di tre punti di, tre punti di vista diversi dove tu ti muovi in mezzo, no? Io disegno un triangolo e, e in ogni punto ci sta. Beh, detto no, perché devi sempre questi gestacci? Sempre questi Scusa, gesti li fai. Se tu ti muovi dentro a questo triangolo, Ok. E quindi eh, devi centrare un punto che sia buono sia per il regista sia per te, ok? Che abbia a che fare col personaggio. Questo è, eh, diciamo. Quindi quanto ti aiuta la voce? Tanto se delle volte però può essere anche un, un punto a sfavore, dipende dalle situazioni, magari, no? Su una situazione romantica, intima, eccetera. Magari la mia voce non ci sta bene, come se io dovessi fare una ringa difensiva eh, davanti a un tribunale di un imputato, è ovvio che sono personaggi diversi. Chiaro, chiaro. Ascolta, Shin, no, hai ragione tu. Io di solito sono molto più megalomane, però siccome è una persona interessante, lascio parlare lui. Non è che possa sempre essere io al centro dell'attenzione, mica sono così egocentrico, non ti preoccupare, <ride> ovviamente, eh, però un po' sì. Comunque, ehm... però, che cosa ne pensi invece del rapporto tra voce e corpo? Perché, appunto, soprattutto oh. nel teatro, è un bordello, perché e sempre i miei maestri mi dicevano che. Io devo capire la scena e se ne va, e siamo a posto così. <ride> e, no, tu sei sempre simpatico, tranquillo, bello. E, ah, abbiamo i manuali. Abbiamo i manuali. Perché il mio maestro via? mi diceva che una bella scena è bella anche se io la muto. Sì, diciamo di che sì. Dipende dalle scuole di pensiero. Io vengo da questa scuola qui. Aspetta, che ti metto così. Questo, questo signore qua che vuole no, signor ah, Costantino. Tutto. Costantino, un amico di vecchia data, diciamo, <ride> esatto. ha fatto due libri: uno è questo che si chiama Lavoro dell'attore su se stesso, e l'altro Lavoro dell'attore sul personaggio. E lui è proprio stato uno che diceva chiarissimamente: diceva: Si parte da quello che è l'intenzione del personaggio, cioè, questo personaggio da dove viene? Io ho girato un corto la settimana scorsa. In questo corto stavo con una ragazza e, e questa qua pensava di aver fatto lo studio del personaggio. Allora sono andato là e ho fatto: Senti, ma eh, tu hai capito tutto dalla scena. Mi fa: sì. ho detto. Ah, quindi dove ci siamo conosciuti, Mi fa, che c'entra? Dice no, dove ci siamo conosciuti? Che regalo ti ho fatto? Dove siamo andati a cena la prima volta? Come ti sei vestita stamattina che hai fatto ieri sera? Cioè, creare tutte delle domande che non c'entrano magari con la scena che stiamo per fare. Ma che ti danno una, uno spessore di personaggio, e questo significa lavorare sulle intenzioni del personaggio ed è tutto, si passa attraverso la parola, cioè quello che il personaggio dice, la battuta ti fa arrivare a questo. Mentre un altro signore, diciamo che io qui ho forse un, un suo figlio, eh, diciamo che non è proprio Lecoque, ma è uno che poi ha fatto questo Rossano. Eh, Bassimelli ha fatto questo eh, è a posto, non dire l'altro nome e eh, va bene. <ride> non dire l'altro nome... <ride> si sa mai. Non è che a fai apposta, eh, <ride> è classico. Lui invece volta. la pensa totalmente all'opposto. Sul metodo Lecoq si pensa proprio che la parola sia l'ultimo dei problemi, l'ultimo degli scogli perché prima ci sta in realtà tutto lo studio di come si muove il personaggio, quindi del suo corpo sono due scuole molto diverse in realtà complementari quindi bisognerebbe fare un po' di uno e un po' dell'altro per raggiungere un buon risultato su un personaggio chiaro, chiaro però questa roba del trascorso è molto interessante tant'è che addirittura a livello hollywoodiano si arriva proprio a una trasmutazione del corpo impressionante io mi ricordo ad esempio De Niro oppure Christian Bale recentemente che addirittura cambiano fisicamente Christian Bale vabbè, è un pazzo fulminato che comunque è... loro però sono, attenzione, perché gli americani eh, vengono da un, sono metamorfici e questo lo vedi già da Johnny Depp. No? Tra Edward Mani di Forbice e, e Che Parro okay. ci passa in mezzo un milione di personaggi. Christian Bale uguale, L'Uomo senza sonno, American Ass e Batman. Sono tre personaggi che non, non diresti mai che sono dello stesso attore. Noi italiani però non abbiamo un trascorso metamorfico. Sebbene adesso gente come Elio Germano. E stia in realtà portando molto lo stile americano anche nel suo modo di recitare. Ma noi veniamo da una, un altro percorso, cioè dalla commedia dell'arte. È la nostra storia, quindi non riusciamo a capire chi siamo se non sappiamo il nostro passato. Questo, sempre, è eh? questo anche nella storia. Cos'è eh, che hai detto? Dati. Scusami, cos'è che hai detto? Non sappiamo chi siamo. Non, non riusciamo a capire chi siamo se non sappiamo qual è il nostro passato, questa è la frase che, che, che ti ho detto. Cioè, se noi veniamo dalla commedia dell'arte, l'evoluzione del nostro teatro, cioè che è Arlecchino, Pulcinella, Bavanzone, eccetera, quella è la commedia dell'arte, le marionette, dopo di quello, chi è arrivato? Sono arrivati Totò, poi e, e, e da Totò in avanti, no? fino ad oggi, che ne so, Che Cozzalone, sono sempre personaggi che non sono metamorfici, ma sono. Ma lascia perdere, guarda, questo me lo dicono sempre. Il vecchio saggio, l'anziano saggio, <ride> <mi> hanno fatto <ride> no. la storia l'altro giorno su Instagram con, con le cose di, di <ride> te lo di, meriti, di, te lo meriti. Pagopo. Però aspetta, questa è la cosa importante, cioè noi veniamo da una commedia dell'arte che parte dalla maschera, quindi se, è sempre l'attore in qualcosa che cozzalone che fa, covato sulla catenelle o non so, sempre che cozzalone rimane. Totò era sempre Totò in varie situazioni dal poveraccio al banchiere al presidente ma sempre Totò era col suo stile quindi così noi come Renato, così come tantissimi altri sicuramente sì, sì, esatto. sì, sì. poi oggi va più per la maggiore appunto il metamorfismo quindi anche Borghi per esempio no Alessandro è, è bravissimo su questo cioè sono attori di serie A++ capito? come i frigoriferi come i videogiochi anche tripla A No, vabbè, vabbè, naturalmente, appunto, se arrivi a quel livello lì eh, hai anche al tantissime altre ispirazioni. Invece, secondo me, la base per partire nel teatro italiano è proprio quella del dell'arte. Quindi, identificarsi sì. con un personaggio, soprattutto se sei in, sé, sei in teatro, un personaggio grande, nel senso che tu devi esattamente far capire che cosa stai facendo. Secondo me, è per un disturbo dell'attenzione molto grave. Però fondamentalmente noi arriviamo anche da un passato che non possiamo dimenticare e che fa parte di noi, anche se non lo vogliamo, noi nasciamo con queste cose, guardando i film del passato, guardando gli spettacoli che vediamo oggi, diventa quasi metafisico. E, oltre a questa riflessione del cazzo, volevo fare... Ehm, ecco, facciamo un po' una distorsione. Ma ne vogliamo parlare invece dei film indiani? <ride> Siete che canta, tira schiaffi, balla, vola e soprattutto a mille colpi di scena con 3.000 inquadrature drammatiche della stessa scena. Ora, secondo me questa cosa è anche derivante da un altro tipo di cultura e soprattutto da un altro tipo di regia. Bollywood, io adoro pazzamente e devi sapere che è il terzo grande ehm, mondo cinematografico perché il primo è Hollywood. Il terzo è, scusate, il terzo è mh, Bollywood e il secondo, sai qual è Matteo? È Nollywood e sai cos'è la N? È no. il cinema nigeriano. Ma In dai. Nigeria fanno un bordello di film tantissimi ed è il secondo cinema più redditizio del mondo. Tipo, un, cioè, un film che posso aver visto di, 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 di Nollywood. Non le hai visti nessuno? però loro li guardano <ride> non ne hai visti nessuno è come Bollywood in realtà chi è che li guarda ehm... boh non so se tu vuoi dire qualcosa su questa no, no, situazione ti... <ride> a posto così invece Tilde ci dice secondo me nel nostro cinema teatro c'è moltissimo del teatro tragico greco quindi immagino pla... Plauto ci siamo persi per strada il coro purtroppo come purtroppo, i protagonisti sono rimasti con la loro centralità massima in scena. Cioè, secondo me, diamo più importanza al personaggio che viene interpretato dall'attore, come invece viene fatto in America. Più che personaggio ne pensi? Al personaggio che diamo più importanza al personaggio che viene interpretato che all'attore. Grazie per la correzione. Unica rubrica per analfabeti, non sappiamo leggere. Eccoci qua. Eh. Guarda, fare. su questo ti posso dire, non lo so, Tilde, io mi trovo eh, un po' in disaccordo perché quando a Roma portano Rugantino e mi metti Montesano, ok? A fare Rugantino che c'ha non lo so, 70 anni e era bravissima, era il più bello Rugantino del mondo, ma quando c'aveva 20 anni, mo ne ha 70, possibile che devi mettere ancora lui e non trovi un attore più giovane, più bello, più bravo? La questione è che, se tu non metti un nome tipo Rugantino, la gente a teatro non ci va. Quindi, in realtà, noi siamo ancora molto attaccati agli attori, cioè, tu vedi eh, che ne so, Alessandro Gasman in e poi il film è scritto piccolo così, però il nome suo è scritto grosso così, no? Quindi, ancora in realtà, siamo abbastanza legati a chi fa cosa, mentre in America questo non c'è, proprio perché sono tutti intercambiabili e vince solo la bravura e il merito. Chi è stato più bravo, chi è più giusto, chi recita meglio, chi ha le caratteristiche più adeguate. Invece, oggi, se sei già mediamente diciamo un personaggio, hai più probabilità. Un altro esempio che ti faccio è Lillo che va a fare School of Rock, perché assomiglia tantissimo a Jack Black, ma Lillo Petrolo. Proprio... Petrolo di Lillo Greg. Lillo Petrolo di Lillo Greg. Sì, 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 ah, non lo sapevo neanche. È stato il protagonista di, di fatto School of Rock po poco tempo fa a Roma. Ma teatro no. però. Io parlo, sì sì, parlo, parlo di poco tempo fa, quando parlo è come se il Covid non esistesse. Nel <ride> 2015. Fate conto che io sono stato due anni in questa camera così come mi vedete e adesso sono uscito <ride> fuori. viva. Non evviva. so assolutamente nulla, mi sono, <ride> mi sono, come dire, isolato nella mia, nella mia vita, nel mio mondo. Veramente. Eh, Qua ti fanno una domanda, secondo me da spezza cuore e infatti eh. non ti faccio... No, ti faccio parlare, io però no. Cosa ne pensi di Gigi Proietti? Non gli è stato dato poco spazio nel panorama italiano? E via che vola, anche io volo. Allora. Andiamo di quadratura. Questo libro. È un libro che... Aspetta, scusa che ho le mani a al... cazzo, allora quasi muove tutto al contrario è un libro che vi consiglio per chi non lo conoscesse o avesse solo sentito parlare di Gigi eh, diciamo in, in via diciamo generale e non specifica eh, questi sono i suoi pensieri che sono stati raccolti da dai figli eh, con le poesie diciamo, che, che hanno fatto, che, che aveva scritto lui eccetera, roba tutta inedita che è stata messa in un, in un libro Gigi che cos'è? Eh, Gigi è eh, è, è, un, è una persona fuori da era è, perché per me è una persona fuori dal, dalle grazie comuni non è come noi eh, diciamo, un è, è un maestro è un maestro dei maestri e tanto tempo fa negli anni 70 anni 80 eh, praticamente in giro c'erano solo lui eh, no, non è che c'erano solo lui c'era tanta gente ma eh, ci stava eh, Proietti Carmelo Beni e Vittorio Gasman che avevano un grande predominio a livello nazionale e si sono divisi fondamentalmente tra virgolette, no, accordo tacito un po' gli ambienti semantici. Quindi mentre Carmelo Bene è il re indiscusso dell'avanguardia e della prosa e Vittorio Gasman è l'imperatore della poesia, Gigi Proietti è eh, il, il re dell'intrattenimento tutto l'intrattenimento, sì. Gigi Proietti non, non ha eguali per quello che ha inventato per come lui ti sapeva tenere il pubblico e, e, e nel teatro è stato, è un maestro lui fece anche una scuola qui a Roma che durò pochissimo perché era una scuola che costava poco ma andava avanti a gente che era brava e non i raccomandati eccetera e gli hanno pestato i piedi per per cacciarlo, per cacciarlo via cioè per farmi a chi? ha Proietti? lo fecero chiudere, certo gli fecero chiudere la scuola, quindi lui non sì, ha avuto scuola. modo neanche di eh, sì, lasciare la scuola è che tanto... mi pare sia uscito a Brignano, giusto? Sì, esatto, okay. esatto quei pochi che sono riusciti a frequentare la scuola sua li vedete in televisione perché sono i, capito, eh, dai, i, più bravi, i comici più bravi che abbiamo in Italia perché hanno preso da lui ma lui aveva proprio questo desiderio di insegnare, di trasmettere che forse anche l'ultimo step di qualunque professionista eh, quando arrivi a un certo livello è donare tra gli altri quello che hai imparato, se no diventare un maestro Vabbè, ascolta, faccio questa cosa per collegarmi. Caro Shintai, ci, ci chiede una, una citazione famosa o film nigeriano, talmente da diventare un meme, why are you running? Why are you running? Detto questo, io volevo fargli fare un pochino di minchiate. Ora ci devi fare un po' di voci, visto che lui mi ha un attimo così, è eh, dato Vai. il là. Eh, anzi aspetta eh, il mio autore preferito è Lashley Nielsen ci dice sempre Shin peccato si è passato Lashley Nielsen che cazzo ho detto Lashley Nielsen peccato si è passato Miglior Vita e ancora in, in traduzione nigeriana capito? Stavi andando. io sono in ancora in Nigeria esatto <ride> eh, caro Matteo visto che fai il doppiatore e che quindi tu nella vita fai le voci citazioni mm. a Robin Williams Ehm, ci fai un po' di cose perché io qua Oddio. ho un video pronto da far vedere se vuoi però magari ehm, ci puoi mostrare quali sono anche le differenze tra un'impostazione teatrale e una da doppiaggio o come sì teatrale intendo recitativa eh, <ride> con eh, il volto oppure con il volto di qualcun altro eh, quindi allora io se vuoi faccio vedere un attimo un piccolo esempio di quello che ho visto e poi ci fai fare qualcosa tu nel, nella vita da, vera, vabbè, insomma, qua. Vediamo, dai, vediamo intanto qualcosa, allora, cosa intendi, che non mi è chiaro, ehm, poi... No, perché io l'avevo trovato ieri, adesso dove cazzo è finito? Quindi, ah, beh, eh, beh. <ride> non so, io ho visto che doppiavi tipo un uccellino, allora... Ehm, <ride> Doppiavo un uccellino? Sì, una roba così era. Eh, che cazzo era, <ride> porca miseria. Ogni volta, ste cazzate. <ride> ehm... Anzi, facciamo così, raccontaci intanto della tua esperienza nel doppiaggio. Che cosa okay. come mai sei entrato là dentro? Ah, il doppiaggio è che è, è difficile roba. da fare, è difficile da fare, diciamo, senza un, un testo, e ti spiego perché. Perché il doppiaggio non è detto che sia sempre eh, giusto, non c'è il modo giusto, è per questo che mi piace questo lavoro. Perché, eh, per farlo, devi vedere la scena, e in base a quello che succede in scena, devi. Le cose giuste da rifare tu in italiano, ok. Quindi, per esempio, c'è una frase che, che io porto sempre: no, se tu prendi la, la, la scena di 007, e quando ci sta, eh, praticamente, John Wayne che fa e gu guarda lei per il non mi ricordo qual è, Lei è rasata, sta in costume, ok. In spiaggia e praticamente si sta asciugando. Si leva l'asciugamano, c'è sta lui, corsica romano, che se la guarda e gli fa, magnificent view, così glielo tira. Okay. Magnificent view che il tradotto in italiano è che bel panorama ma tu non è che in italiano fai che bel panorama che guardi <ride> no, se io ti guardassi sì. Ehi, <ride> che bel panorama tu bene, fra. <ride> invece tu in italiano la intoni in modo italiano quindi da magnificent view tu fai che bel panorama capito e gli dai una tua intenzione in italiano che bel panorama capito gli dai un altro modo poi nel doppiaggio c'è questa eh, diciamo no, non regola scritta però è, è un, un modo diciamo di, di fare che c'è nel doppiaggio cioè di rendere le cose per dirle alla Monica Ward che dice sempre questa cosa lei dice devi rendere eh, la voce eh, vulvosa ok quindi che senso ne... vulvosa parliamo di vulva vulvosa. cioè la voce è sempre parliamo di vulva è, è, è molto vulvosa capito non è una voce tanto buttata come il cinema cioè se io devo recitare al cinema Devo fare una scena, la, la, la metto via. Okay? Invece nel cinema, nel doppiaggio, tu non puoi, non puoi darla via. cioè Non puoi dire... Quindi la regina ha mentito al suo popolo. E Perché allora dovremmo credere che dica il vero riguardo a questo presunto bambino vedente. E poi come farebbe a saperlo? Questo nel doppiaggio non va bene. Cioè, nel doppiaggio... Questa è Questo detto? è vulvosa. Questa non è volvosa, Vulvosa è così, è... Quindi la regina ha mentito al suo popolo. Perché allora dovremmo credere che dica il vero riguardo a queste presunte bambine viventi. E poi come farebbe a saperlo? Cioè ci metti dentro una sfumatura più, capito? Eh, di dare di più, perché non hai il corpo per parlare, quindi hai solo, hai solo la, la voce, ok? Eh, però ad esempio quando tu hai, tu hai un corpo che è quello quel, eh, dell'altra persona. E quindi devi renderla con quel corpo lì. È una trasformazione ancora ulteriore, se vuoi, perché comunque se lui la butta via, tu devi essere l'attore, dico, tu devi essere in grado di comunque renderla al meglio, però dando l'idea che la sta buttando via. Ed è un trip che mi sono sempre fatto eh, io. E' eh. tosta, allora diciamo che se l'attore è bravo, doppiarlo è facile. Okay? Chiaro. perché un attore bravo già ti dà quello che ti deve dare tu nel doppiaggio ci metti le sfumature ci metti quel 30% in più per farlo capire alla gente che non sa l'inglese ma se tu invece hai cioè, un attore cane che molto spesso gli attori sono cani ma sono bellissimi allora devi essere tu bravissimo per esempio uno dei doppiatori che io apprezzo di più in assoluto, l'ho anche invitato in radio un mesetto fa è Christian Ian Sante. Ok, grandissimo che è un grandissimo. doppiatore pazzesco, cioè io mi sento i film che doppia lui lo riconosco perché ormai lo riconosco ha uno stile unico in tutta Italia solo lui doppia come oh, personaggio oddio, un lapsus è quello di Johnny Depp sì ok bomba anche, grande, anche, grande. Eh, principalmente lui è il doppiatore di Bradley Cooper ok però ha fatto anche Watson nella serie di Sherlock e eh, Rick di Rick e Morti cioè grandissimo rega, Rick di Rick e Morti punto Ciao, non c'è altro da aggiungere. Addio! Da aggiungere. Cioè lui ha doppiato Rick e, e, e per quanto uno ci possa provare Rick è pazzo e per farlo eh, ci vogliono i coglioni. Doppiare i cartoni paradossalmente è più facile, tra poi ci sono dei cartoni però difficili. Perché è più facile? Perché i cartoni sono sopra le righe, no? Quindi fare delle cose sui cartoni è più semplice. Però poi appunto ti becchi eh, un personaggio come Rick che è difficilissimo e devi essere un campione ultra. Quindi... Difatti, noi in trasmissione abbiamo avuto anche la fortuna di avere come ospite Riccardo Peroni che è mm. appunto famoso per aver interpretato il Joker sia nella serie tv animata sia nei videogiochi e lui ci spiegava un po' che secondo lui ehm, appunto fare cartoni animati è un pochino diverso da fare invece personaggi reali in soprattutto videogiochi che è un casino perché non hai una vera eh, figura di riferimento certo. in quanto eh, hai soltanto dei beep tecnologici digitali. Eh, che addirittura ti dice: Questa qua la battuta. Devi dirla così come se fosse come quando il cuore batte in ospedale, fa finta. e mh, Vabbè, spero che si sia capito il mio esempio. E, <ride> e, che appunto: è così, è così, è così. Tu hai una riga, e tu devi dire la battuta, e poi lui non si è neanche mai rivisto. Vabbè, poi naturalmente ognuno, e, mh, tra l'altro. Eh, ti do un consiglio che in realtà non te lo do io, te lo do da Tilde. Che è ora che ci penso, se Matteo cambia il nome in Lillo, dopo si può chiamare Lillo di Lillo. Vabbè, questo è un consiglio. E, va bene. E, e volevo farti vedere finalmente questo filmato che ho trovato. Ho trovato il tuo ah, reel del dell'anno scorso, eh, esatto. Quindi, intanto, io spero di aver sei, condiviso sei tutti i miei contatti in giro. Ragazzi, iscrivetevi al canale YouTube di Matteo perché è spettacolare, ci sono tutte le cose che fa ed è fantastico. Io mi sono aperto un mondo e soprattutto se vedete la nostra intro che è stata appunto eh, il rapper di il rap di Hamilton è fantastica. Detto questo, guardiamo un attimo il reel. Salve, mi chiamo Gaspar. Ho un grosso problema. Ho oh, il signor Intanto se... si sente? Mm, un po' poco. Un po poco. Eh, allora vediamo così. Già da tre settimane e non riesco a liberarmene. Ho tenuto svegliare la gente della mia tribù per tutta la notte. Ho bisogno del vostro aiuto. Ok. Ok. okay. E qua ero una di un cartone animato, ad esempio. <ride> sì. <ride> Ok, Beh, ora vediamo sono, questa sono e tu mi dici via. la differenza che hai avuto nell'interpretazione. Piccolo problema di credo che sia una irritazione, penso di sapere di che si tratta, ma non riesco ad avvicinarmi per, per appurarlo. Credo di poterla descrivere, uh, direi che è rossa e Fantastica questa scena. E lui mi sta facendo vedere le palle. Allora, e poi torniamo. Questo, questo qua è fantastica. Lui è bello, eh? Lui mi viene bene. è allora... eh, Shark Tale, mi sembra. No, questo è Nemo, cazzo. Dai, è, Nemo, è Nemo, è Nemo, è Nemo, Nemo, è Nemo. Che e errore, dai, madornale. Tuvi. Scusatemi, scusatemi. Benita, perdono, chiedo perdono. Scusate, scusate. <ride> No, perché qua se dici Sharks e le poste di Nemo sei spacciato. Scusatemi, scusatemi. Guardiamola. Passo, porta un amico pesce. Avete portato un amico? Ecco il mio. E tu, Fiocco? Oh, beh, io non so che fine abbia fatto il mio amico. <ride> Niente paura, immaginavo che sarebbe stato difficile per... Prendi uno dei miei amici. Oh, grazie mille. Allora, Vabbè, intanto abbiamo visto ti questo. Ti... Spiegaci un attimo. No, 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 ti ho tolto. Aiuto, allora, spiegaci, <ride> spiegaci un attimo. Qual è stata la differenza nel doppiare personaggi reali rispetto ai crotoni animati. Allora, que questi, intanto, sono dei video che io ho fatto in Accademia anni fa. Che l'ho ritirati fuori perché erano gli unici video che avevo. Adesso ho altro materiale, però, che non si può prendere perché le serie, le robe, insomma difficilissimo far vedere che cosa hai fatto oggi, no? perché il doppiaggio è proprio difficile, devi aspettare, devi trovare, eccetera. Ehm, il cartone, in realtà, per me è più semplice venendo dal teatro, proprio tornando al discorso di prima, perché il cartone è, è un colore, okay? è, una, è una macchia, quindi c'è un, una cosa che succede. E tu la vedi e la devi esasperare, cioè portare a, al massimo, ok? Se vedi serie tipo Rick e Morty Total Drama, i Simpson, eccetera, e sono eh, tutti dei, dei posti dove quando tu vai a lavorare devi esagerare, okay? devi fare tanto di più, devi caratterizzare i personaggi. Mentre se metti una voce di un cartone animato su un essere umano, dici, se, sei fuori, ok? Hai dato troppo. Quindi il, il cartone è più simile al teatro, diciamola così al teatro però di proprio macchiettistico. Eh? Invece il personaggio reale è un, un personaggio, eh, diciamo, umano, un essere umano, o anche, voglio dire, pure se fai X-Men, ok? Sempre comunque in un contesto realistico eh, di cinema ci vuole una recitazione di un certo tipo. La difficoltà sta nell'abolire la, la tua, oddio, una cosa difficile sto per dire, abolire la tua storia non perdendo la tua unicità segnati pure questa Alex vai vai vado, okay. vado. Quindi, <ride> allora che significa questa cosa abolire la nostra storia significa levare quello che sono per esempio detto non abolire o abolire abolire okay. la nostra storia cioè chi è Matteo da dove viene io vengo da Roma Ok, ma se faccio sentire il doppiaggio che sto di Roma e quindi ti dico: oggi è il giorno del quinto passo, porta l'amico pesce e dubbi. Stecche non va bene. Ok, sto esagerando eh? <ride> perché eh, ovviamente il doppiaggio è per tutta Italia. Quindi che tu venga da ba da Beri, anzi, o da Torino, da, da Osta, non fa niente. Quando vedi una cosa, deve essere fatta in italiano, anzi, da, 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 da Venezia. Dai, facciamo, facciamo Venezia, andiamo dall'altro lato, ok. E quindi deve essere fatto in un certo modo. La dizione italiana è una cosa difficilissima: l'articolazione dopo un po' che leggi sbrocchi perché tutti sappiamo leggere, ma avete mai provato a leggere un'ora di fila a voce alta? Provate. Mai, mai. E se sbagli una cosa devi rileggere perché la devi fare perfetta. Questo, infatti, è, è l'audiolibro, no? È una delle cose peggiori che ti possano capitare. Nel, nel, nel lavoro, <ride> nella carriera, ti e devi leggere i tomi, perché poi non è che l'audiolibro sono libri tipo questo, e dici sai, ti legge un Gigi Proietti, te lo leggi volentieri, no, gli audiolibri sono di magari di menate eh, filosofiche, antropologiche, francesi, di uno studio tedesco, e eh, di quella ricercatrice, che tradotto in italiano ha delle, delle frasi di otto righe senza punto, senza virgole, tu sei là e devi dare anche un senso, <ride> in italiano tra l'altro, manco a dire nel, nel tuo dialetto, quindi ci sono tante cose che bisogna Io di solito ascolto gli audiolibri audio di Edgar Allan Poe. Mm. Dei, no, Quelli sono devi, molto devi interessanti fare. e tra l'altro fanno... Uno degli gli audiolibri è Pannofino. Panno sì, a... assolutamente. Top del top. Di che è il numero uno e basta. Infatti ogni volta che ascolto un audiolibro di Poe io... Ho sempre un senso di disagio e di ansia, <ride> che è quello che voglio dal, dal Bene, libro. È, giusto, è quello fantastico. che vuoi dalla vita, diciamo. È dalla vita, esatto. E quindi veramente top. E... Mm -hmm. Infatti, anche Tilde ci dice, i non vedenti e neuro diversi, diver ringraziano gli audiolibri e non Beh, poco. Certo. È certo. fatto anche per loro comunque, perché tra l'altro è un mezzo, uno strumento che viene utilizzato anche per proteggere un po' le, le, le disabilità e che noi, naturalmente, sosteniamo sicuramente. Ma pensa anche solo alle dislessie: no? chi non ha difficoltà a leggere, ma che magari mm. eh, io ho un amico per dirti che si è sentito tutti gli Harry Potter che esistono, se li ha messi lì lui non, non, non ha un po' di difficoltà a leggere, ma così invece è riuscito a godersi tutte le storie eh, insomma, di Harry Potter come, come tanti altri. E tra l'altro con una forma anche di intrattenimento, perché comunque all'audiolivro ci sono le musiche, ci sono le interpretazioni, eh certo. che eh, è come alla fine ascoltare un film, eh, solo che il film non è tutte le didascalie, non è completo, perché per esigenze di trama o perché comunque ehm, il cinema secondo me è principalmente immagine. Eh, invece, appunto, il libro è principalmente parola e quindi naturalmente hai un rapporto diverso fra, fra questi. E, e potessi godere questa parola anche intrattenendosi è una cosa fantastica che possiamo ringraziare. La tecnologia e chi la utilizza? Quindi, grazie, Matteo, per fare gli audiolibri. Tu li hai mai fatti, tra l'altro? No, no. Gli audiolibri no, non ancora. Non ancora. Non ah, ancora. Perché? perché poi qua si entra nella dinamica della, del lavoro, ok? Cioè, il lavoro, l'audiolibro è una cosa tosta da, da tenere chiamano le persone più brave ma proprio più brave a livelli più alti perché l'audiolibro proprio se io vado in questioni tecniche di come è pagato ok e viene pagato ad ora finita di lavorazione ok ah. per ogni, per ogni ora compiuta di lavorazione a te ti arrivano un tot di soldi se tu per fare quell'ora ce ne metti una due tre o cinque sono affari tuoi ok non ma scusami, ma allora non cassa. viene stabilita prima? Certo, certo. Sì, 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 ma è una quota anche molto alta, ok? Mm, parliamo anche di 100-150 euro a, ad ora finita di lavorazione. E il problema è quanto ci metti tu a fare un'ora di lavorazione? Capito? Di solito si dovrebbero leggere, fai conto, per stare in un, in un buon range, eh, diciamo competitivo di mercato, tra le 30 e le 40 pagine l'ora. Questa Minchia. cosa sembra, sembra facile dire leggere 40 pagine, però un conto è leggerle così, un conto è invece leggerle a voce alta, ogni volta che sbagli devi ricominciare, eccetera. Io sto sulle, fai conto, 20-25 ancora. Ma e te lo e... leggi prima anche? No. Tutto sul momento? Tutto sul momento porca Troia! E tra l'altro dando anche l'interpretazione, quindi Beh, devi sapere già più o meno che cosa dice. Certo. Pazzesco. Io gli audiolibri non li ho fatti, non li faccio perché ci andrei a perdere. Diciamo, non sono ancora arrivato a un punto tale che riesco a farli in modo da guadagnarci, perché se no perderei più tempo. Se io ci metto eh, tre volte di tempo in più rispetto a, a qualcun altro, io perdo dei soldi. Anche l'azienda perde dei soldi. Quindi... Non è che mh, capito lo, lo si, si fa perché lo vuoi fare, poi se tu lo vuoi fare per conto tuo, te lo fai, l'ho fatto con delle favole per degli amici, perché mi hanno chiesto se delle favolette per i bambini, ma quello si fa, certo. Però, se invece hai da fare un. se parliamo di lavoro, il lavoro ha dei tempi, ha dei tempi di produzione, soldi, robe, eccetera. Quindi bisogna stare attenti anche a quello. Naturalmente, ora io ti domanderò, eh, domani o quando potrai, di farci anche una clip. Però, intanto, volevo chiederti: non è che magari ti andrebbe di eh, esercitare il tuo potere vocale per... E sono un mago, dire... sono, sono un mago di Waterbury. <ride> non lo Come so. Sono? Io non ho mai usato questi termini. Si vede che il vino che mi fa parlare in modo furbito, però. Comunque, <ride> a proposito, eh... che stai bevendo? Perché capiamo, io sto anche... bevendo allora. Noi un... siamo per chi ci sta ascoltando. Noi siamo ciò che beviamo, ok? Chiaramente, il quarto bicchiere di vino, ok? Che vi siete anche rotti il cazzo di sentire parlare di doppiaggio di teatro. <ride> Parliamo <ride> di vino, ok? Hai ragione. Allora, io vi dico, c'è cioè, il compagno di mia mamma che è un appassionato di vini eh, io non gli volevo fare un dispetto ma penso di aver preso un vino parecchio costoso ho preso questo qua che è un macchia rossa eh, denome... macchia rossa del biologico tutto sto vino qua, era l'unico vino che avevamo in casa l'ho aperto ieri eh, capito? e mi è rimasto, tu cosa bevi? allora io ti spiego io questo qua c'è scritto che è un damarino, donna eh, fugatà Fugata, donna fugata. Scusami perché ho avuto un lapsus perché sto ascoltando Caparetta in questo periodo. Comunque, perché lui fa una canzone che si chiama Fugada e, e la mette tutti insieme che si chiama Fugada. Vabbè, comunque questo qua è una donna fugata della Sicilia doc dell'anno 2012. Quindi mm. neanche male in realtà. Okay. Però in realtà, da quello che mi ha detto, non viene dalla Sicilia, bensì dal... Eh, dalla campagna quindi eh, vicino a Napoli da Avellino precisam precisamente Alex, e io devo non dire un cazzo. che questo vino di dov'è che cos'è questo vino scusa è ma... di Avellino e lui mi, avellino. mi ha spiegato che tu lo berrai e sembrerà acqua e il giorno dopo ti sentirai di merda e devo dire <ride> che finora <ride> la cosa è più che confermata perché veramente <ride> è acqua domani vediamo come va <ride> devo dire no, invece questo minchia, un vino bello corposo 2015 non c'è scritto niente, c'è cioè solo scritto macchia rossa del Molise. E questo è bello perché allora il Molise esiste davvero. Esiste davvero, ragazzi. E cioè, qua lo confermiamo. Se confermiamo così, vuol dire che esiste. Lo confermiamo appieno. E ti piace? Molto buono, molto, molto buono. buono. Sì. Qui mi dicono che addirittura è il tavernello, ma non, voglio, ma non voglio dirlo. In realtà, il oh, tavernello lo uso soltanto. Voglio, fagli vedere, scusa, guarda che roba! Voglio scusa, dire, tavernello, guarda che immagine, tavernello chi? voglio, eh, voglio dire, tanto. signora. Eh, quindi, rispettate innanzitutto i tenitori di vino e rispettate ah, chi beh, beve. io devo fare una premessa perché, se no, Prego. poi sembra che io sono un alcolizzato come te, io no, non, no, cioè, mai, no, non mi permetterei postato... mai. Non avrei mai portare. portato una bottiglia di vino in onda, però mi è stato espressamente detto: presentati con una bottiglia di vino, <ride> e io da bravo attore, torno qui e, e ho fatto il mio, il mio lavoro. Anche scena, comunque. Se la sì, vedi, sì, esatto, prima, esatto, la mia comunque signora è... mia completa la scena. Mm. Ehm, detto questo, cosa stavo dicendo? Ehm... Eh. Non mi ricordo a più a questo punto della trasmissione. è Difficile punto eh? della <ride> trasmissione è complesso ricordarsi. <ride> e no, poi allora parlando del doppiaggio delle cose che io faccio, cazzi, io faccio secondariamente il doppiaggio perché io vivo di radio. Alex, non mi hai chiesto un cazzo. cioè io sto in radio tutti i giorni a Radio Italia anni '60. E tu non mi dici niente, sono uno speaker radiofonico. C'hai ragione, c'hai ragione. E la radio è importante perché la radio l'ascolti mentre vai in macchina, oppure mentre, va, mentre sei a Venezia l'ascolti in barca, che è una cosa ah. molto particolare. E io ho anche il patentino per la barca, se volete un giorno venite, venite, vieni anche tu Matteo, ti faccio fare un giretto con la mia 40-60 caccia pesca, sì, e ti ascoltiamo un bevi, po' di eh, musica. Ti fanno, ti no, posso no, obbligatorio. Ti fanno ehm, allora, la finanza c'è, poi che ognuno abbia i suoi rapporti è un altro discorso. Eh, possiamo dire così. Però sicuramente eh, se sgarri l'importante è non beccare le bricole. Le bricole sono quei, de, que, quelle torrette di legno che servono a delimitare le strade. Venezia è un altro mondo, ragazzi. Comunque... Eh, nel senso, è una cosa che si usa fare. Ma che io personalmente non ho mai fatto e mi dissocio da ogni comportamento del genere per evitare i ban di Twitch. Comunque, eh, sicuramente eh, <ride> è una cosa che si fa. E tra l'altro, se hai un buon motore, la barca non serve neanche che sia fantastica perché il motore fa tutto. Io ti dico, fino al 2015 non sapevo neanche come si apriva una portiera della macchina, io non sapevo neanche come si aprisse. L'ho imparato a, abitando a Bologna e a Bologna ho imparato che in realtà ci sono diverse maniere. Puoi <ride> premere un bottone, puoi usare l'allarmamentario per aprirla, però sono veramente un mondo tutto nuovo. Io attualmente non ho la patente della macchina. Hai ah, solo quella della barca, Vabbè, solo quella della barca e devi venire a Roma. Fai tutto il giro, la penisola esatto. lo fai? passi dal stretto di Messina e vieni. Arriva per il Tevere e sono là, <ride> <ride> esatto. E... <ride> la faccia di Matteo è quella di tutti noi. Ora, oh, rega, cosa devo fare? Io sono uno scoppiato. Che devo che non, hai, cioè, non hai la patente, Alex? Ma non ho la patente. Che devo fare? Non mi serve. Io vivo nel mare, <ride> cioè, che devo fare? Eh, adesso c'è anche, anche il trailer di Luca, che è il film nuovo della Pixar, dove tutti sono mostri marini. Io ho fatto finta che sia una ah, bellissima sirenetta. Ma dove è ambientato da te? No, non era a Genova. No, 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 era in Liguria. In Liguria. Eh, vedi? Eh, tra l'altro c'è un paesino molto specifico che io guarderò naturalmente quando uscirà su Disney Plus. Tu ricordati... sei un pirata in realtà, tu sei il pirata de de dei sette mari. Assolutamente, ma mai pirata del web? Quello mi dissocio, assolutamente, <ride> mai pirata del web. Che è One Piece? <ride> Ci domandano in chat, no? No, non è One Piece, è soltanto la vita, purtroppo. O per fortuna, <ride> Venezia, e... a Venezia va così. Comunque, ma Matteo, cosa... Cosa... no, adesso sono io che faccio una domanda. Vai, vai, fai tu. Tanto tu sei il conduttore di tua natura, vai pure. Esatto, cioè io vorrei sapere, ma tu cosa pensi del Mose? Perché noi l'abbiamo visto solo chiacchierato in televisione con Zaya che fa: Ah, abbiamo attivato il Mose, abbiamo fatto il Mose, ecco qua, no, le Sì, ma tu cosa pensi di questo Mose? Ma Zaya è una che si, una che si beve l'acqua del po' in diretta, vabbè, comunque sicuramente è una cosa bella perché noi abbiamo avuto un sacco di problemi per la qualta in generale, nel senso che due anni fa è venuta, prima del covid anche quindi covid a qualta, boom boom bella doppietta, è venuta un metro e che vuol dire che è tre volte me, comunque esatto. e... ah. no no, voi mi vedete così, però in realtà io sono un tappo assurdo e, mm, e quindi sto... ha creato guarda, Vabbè, dove, dove l'ho messo? Eh se. Sì. Ah, eccolo. Eccoci qua. <ride> proprio eh... questa cosa che hai fatto. Scusami se te lo dico, ma è proprio una cosa da pirata che sputa il tappo del rum eh, sì, sì, e sì. poi sì. Eh? Io ho sogno di essere un pirata. Un giorno <ride> io vorrei vivere in libertà e mh, rubare i soldi alle crociere. Ma questo è un altro discorso. Però un sogno. Allora ti consiglio una serie che si chiama Black Sails. l'hai vista? vista tutta? Visto tutta figata e, e coso Vane, cioè, per sei Vain. tu, no? Non sono io. Se, se io ah, ero okay. Vane, adesso Alex stavo qui a parlare con te. Infatti, che cazzo vuoi, <ride> <Vain ride> è Cristiani Ansante, è quello che ti dicevo prima. È, certo, è Rick, certo. di Ricche Morti. L'ho riconosciuto la prima battuta che ha fatto, poi quando l'ho invitato, gli ho proprio chiesto, gli ho detto, Ma tu hai doppiato anche Vane di Black e lui Mi fa, ah, sì, sì. Mi ricordo di lui, eh, un attore molto cane. E, però bellissimo cioè, perché lui è fighissimo, tu lo vedi è proprio figo è un figo della madonna però è un cane a recitare a detta, sua, sì, ha, sì. a detta sua non era bravo a recitare ma lui gli ha dato corpo in un modo pazzesco che tra l'altro eh. mi sembra che il protagonista di back sales ora non vorrei errare però mi sembra Fleet, che sia no lo stesso Fleet attore chill, ragazzo. no 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 mi sembra che sia lo stesso attore che ha fatto anche barba nera nei pirati dei caraibi ora aspetta oh. un secondo che Controllo subito, grazie ai miei mezzi tecnici, mi è caduto intanto non so cosa. Allora. Ehm... No, no, ho detto una stronzata, quindi non ci do Belle. un cazzo. Allora, eh, bello, Pirati eh. dei Caraibi, oltre i confini del mare, e chi è? Ehm... Bla bla bla. Yamachin. Yeah, Yamachin. Yeah, che in questa serie non c'è, quindi diamo ma falsa informazione, benvenuti. Bene, bene. Questo è un buon motivo, allora dico a Twitch, è un buon motivo per bannare il canale di Alex, è la falsa informazione, No, okay, che, no, no, Anzi, no. Alex, in realtà, cioè le fake news sono, sono all'ordine, del cioè sono la, chi fa più fake news in realtà ha, ha più seguito, capito? Quindi basta dire un sacco di cazzate la gente è contenta. Ma infatti è quella che dico sempre quando dico che in realtà invito ospiti stronzi, ma in realtà tu sei una grande persona. E intanto le col culo. Detto questo, <ride> ehm, che volevo dirti? Allora, eh, parliamo un po' dei tuoi viaggi. Te, io ho visto che a te piace andare in bicicletta, eh? Sì, come mai questa roba? Cioè, nel senso, tu fai veramente viaggi allucinanti. Io ho visto che adesso hai progettato Assisi Roma. Ma sì, sei fuori di testa o quanti polpacci hai? Perché secondo me ne hai più di due. Allora, aspetta. Eh, anzitutto la prima domanda, dici, come mai ti nasce la bicicletta? <ride> che è successo? Perché sotto Covid l'unica cosa che potevi cazzo fare oltre a una passeggiata era andare in bici. Allora, con un amico, ti parlo del lockdown il primo eh, il secondo anzi non so vabbè insomma quando si poteva ricominciare a uscire ma non troppo che potevi fare attività sportiva all'aperto però distanziato con la mascherina solo se avevi fatto la preghiera la mattina avevi mangiato il formaggio la sera <ride> e se due giorni dopo andavi a batter tetto petto sulla scala santa però a parte esatto. queste procedure eh, un mio amico che abita qua proprio là ecco così no se indico lì dalla finestra e eh, abita un mio amico e, mh, praticamente mi ha detto, oh, ce ne va a fare un giro in bici. Ma certo, c'avevamo un cazzo da fare. Siamo a casa tutto il giorno, andiamo. E avevamo le biciclette vecchie da quando sai quando sei bam no, bambino, ragazzo, però bici del tredicenne. Così e abbiamo cominciato ad andare in bici. Vabbè, fai un giro e ti fai il giro del parco, poi vabbè, arrivi un po' più lontano, ti cominci a visitare, vai un po ancora più lontano. Adesso io mi faccio un giro medio. Sono 30-40 km, ok. Quando esci con la bici, se fai meno di 40 km che sei riuscito a fare. Ok, sono arrivato così. Veramente. Momento. E allora diventa, vabbè, ma che famo? Ci giriamo Roma, ormai io l'ho vista in tutti i modi. Cioè, io Roma l'ho vista da tutte le parti, sono andato ovunque con la bicicletta, ho mangiato ovunque, ho visto tutti i parchi, tutte le ville, tutte le strade. E allora abbiamo cominciato a progettare dei viaggi. L'anno scorso siamo arrivati ad Ancona col treno e poi da Ancona siamo arrivati con la bici tutta la costa, cioè tutta una, una ciclabile più o meno che arriva fino al Gargano, quindi fino alla Merda. Polica ma sì sono 450 chilometri, certo non è che li fai in un giorno, li fai in 5-6 giorni, ok? Ti metti là, la mattina devi fare solo quello, ti alzi e pedali. E, e adesso pensavo di fare da Assisi a Roma perché c'è un'altra strada e da lì che praticamente parte sono circa 300 km, sempre l'importante, ti ripeto, non lo farei mai da solo o forse sì, perché comunque non sei mai da solo, cioè quando parti e viaggi in questo modo c'è sempre tantissima gente che lo fa e soprattutto è come, forest hm? è come forest gump cosa come forest gump tipo però con la bici è più bello cioè io ho provato a correre ma mi rompo le palle la corsa è veramente pallosa invece la bicicletta comunque ti dà soddisfazione quando fai non so 30 km 40 km oppure fai una discesa di un chilometro intero e senza freni arrivi a 110 all'ora con la bici che se tocchi un sasso sei morto cioè comunque provi delle bellissime sensazioni poi, quando becchi la salita, la pettata così che, che fai? No, cominci a fare, poi scendi tra dei farapiedi perché non ce la fai, cioè, sono ricordi quelli, capito? Sì, 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 inebrianti, sicuramente, inebrianti, diciamo, più sconvolgenti che e nebrianti. ti dirò una cosa sconvolgente a Venezia è vietato usare la bici. Ma dai, perché? Perché cazzo fai. Cioè, nel senso, non ti conviene neanche. Perché, comunque, è pieno di strade rocciose Sì, di pietra. Mm hai un casino di ponti. Quindi ogni volta ti prendi la bici e vai a forza di braccia e va bene. E poi comunque puoi creare danni perché le vie sono molto strette, eh, molto strette non per nulla, vengono chiamate calli. E quindi diciamo che la bici è consentita soltanto dai 12 anni in giù. Tant'è che io la bici la uso soltanto per andare fuori a... Io lo chiamo l'estero, però in realtà è Padova. <ride> comunque... <ride> Ti ricordi quel video? Dov'è l'Islanda? Vicino a Padova, ecco, stessa roba, stessa roba, è quella là. Comunque, allora, siccome faccio un po' il presentatore, un po' serio, eh, intanto bevo. Siccome siamo arrivati a un'ora di trasmissione, proponevo di fare il nostro gioco. Che ora ti spiegherò. Però naturalmente non possiamo farlo senza la nostra seconda sigla. sigla. Lo ah, sapevo, la sapevo pure io questa. Mi fallo bene. Ed ecco, signore e signori, benvenuti alla sigla di Schegge di Vetro. Cinema, musica e attualità solo su Schegge di Vetro. Dove la grammatica è un'opinione? Ah, non avevo notato che Schegge di Vetro. No, no. Infatti, l'unica rubrica per analfabeti è fatto apposta. Oh. Ovviamente. Non è perché abbiamo sbagliato il primo giorno. Non è per questo motivo qua. È perché è un format. Ah, ah. È un format. Ok, chiaro. Prossima challenge. Giro d'Italia come corridore. Commentando mentre lo si fa. Creando un apposito podcast radio. Tu cosa ne pensi? Secondo me ti conviene allora, farlo io... in Tapirulan. No, perché tutti parlano no? oggi dove giri giri, no? I più sofisticati, gli hipster, diciamo, gente di cultura, ti dice che il podcast è il futuro, no? Perché ascolta, oh, senti, io sono di Milano, ti dico che è il podcast praticamente ha un futuro. Cioè nel mondo, futuro, viviamo, certo. oggi tutti vogliono sentire quello che vogliono, dove e quando vogliono. Non è che mi devo sintonizzare alla tua ora, tutto vero. Però o sei Aurora, Ram Aurora Ramazzotti, ma non è difficile da dire al quarto di te. <ride> Aurora. <ride> Aurora Ramazzotti, Guarda, provaci, è difficile. Aurora, a dire, Aurora Ramazzotti. Ramazzotti. Ecco, e quindi hai già un tuo seguito, sei Fedez, che adesso non so, ha fatto tipo un podcast co con Gianni Morandi, non so che cazzo ha fatto, però sì, sì, hai già un tuo seguito. Io che sono Matteo Di Lillo e che tu è la prima volta che mi senti nella tua vita, probabilmente l'ultima. Se io faccio un podcast, non lo, non lo guarda nessuno, io ce l'ho, io ho una rubrica. Se tu vai su MixCloud, che è l'unica piattaforma gratis che ho trovato da Barbino, che sono per mettere le dirette che faccio in radio, non le metto su Spotify perché Spotify non mi permetterebbe di mettere la musica mentre io metto. Vieni su Twitch, vieni su Twitch, vecchio, vieni su Twitch, è una figata. Fidati di Ma me. non posso mettere la musica di altri, capito? Il problema sono i diritti. Io stanno in però, radio, dai, non è vero. Io stando in radio metto comunque tanta musica che non è la mia, quindi non posso poi dire questa è la mia trasmissione, il mio podcast con la musica della Pausini, di Tiziano Ferro e di Antonello Venditti. No, non lo posso fare, capito? Questo è vero. Mixa, In realtà io ho fatto il mio podcast, ma la gente non gli interessa il podcast o c'è un argomento particolarissimo, specifico, figo che attrae la gente, oppure è difficile oggi. Pure quello è un mercato un po' saturo. Però è il futuro, questo è vero. Quindi magari mi troverai che correrò in giro il Giro d'Italia, che tanto sarò già morto. Però, se mi dai un motorino è capace che lo faccio. Con motorino si fa, eh, Giro d'Italia, tranquillo. Sì, certo che commentandolo, è un po' complesso per via dei rumori esterni, possiamo dire. Eh, però, naturalmente magari il microfono è bello. Intanto un Brindisi. Ora ti propongo questo sì. gioco. Praticamente, Vai. non so se tu hai mai visto il senso della vita di Paolo Bonolis. Eh, era un programma che andava in onda qualche anno fa, anche dieci anni fa, anche di più. In cui Paolo faceva vedere ai suoi ospiti delle immagini in cui loro dovevano commentare: gli ospiti dovevano commentare con un ricordo, con un'emozione, una suggestione che quell'immagine dava a loro. Intanto ti faccio una domanda semplice: semplice, qual è secondo te il senso della vita? <ride> e il non senso... dire la parola con la n poi ah, <ride> ti rispondo con una barzelletta Vai. Eh, ci sta un ragazzo che aveva scoperto che un, un vecchio saggio in realtà eh, conosceva il senso della vita okay. e, e però questo, questo saggio si trovava in cima a una montagna eh, diciamo eh, sull'Himalaya e quindi insomma è una cosa molto difficile. Però questo ragazzo ci teneva proprio a sapere il senso della vita. Allora è, preso, è partito, è, diciamo, è arrivato lì e poi ho cominciato a camminare, andare su, eccetera. Per arrivare e prendi e chiedi indicazioni ai cinesi che parlano il mandarino, che non si capisce arriva sopra, ma a un certo punto, però non ce vanno più manco l'asi, deve andare a piedi. Allora. Sale su a piedi su sta cosa freddo, fame, co cioè, a parete rocciosa, sale la parete con le mani, scala così e il sangue che gli esce da qua. La neve, cose, a bufera, lui con i stili stracciati arriva praticamente in ah. fin di vita che non ce la fa più stremato. Arriva a sta caverna, <ride> la... entra dentro e dentro trova questo vecchio saggio che sta lì in posizione, no? Così, tutto col, concentrato, proprio um, a meditare, no, zitto, fermo, mobile lì. Allora lui tutto proprio su un filo di voce che gli era rimasto, gli fa: Vecchio saggio, io sono venuto. Ha detto in italiano, però il vecchio saggio lo capiva. Eh, io sono venuto da, da lontanissimo per, per sapere il senso della vita. Ma io, questa, io devo fare questa domanda: Ma qual è il senso della vita? Ah, questo sì, questo, questo monaco senza scomporsi, sta lì e gli fa: Il senso della vita è. Un fiume. E la ragazza fa, un fiume? <ride> ah no? E era un fiume. <ride> <ride> bah, putti, <ride> ah. Non te va bene? Ah no? ma, ma va bene. <ride> Giusto, giustissimo. Il fiume che naturalmente... <ride> e il senso della vita per me è un fiume. Non, non ci sono altre cose. Cioè... <ride> va benissimo. Stozi quello che vuoi. Te la sei cavata egregiamente in caro, altri... no, io sono uno speaker della radio, continuamente ci sono situazioni di merda che vanno risolte senza far capire che sei nella merda, proprio Impressionante. E, allora e tu Impressionante. stai stai lanciando una canzone, sei pronto, non sai più che dire, hai finito, hai finito quello devi dire, devi lanciare una canzone e dalla regia ti fanno inventa, dici stronzate. E tu stai là e continui a parlare nel frattempo così eccetera, vai avanti, dici in qualche modo si trova. Meraviglioso. Crisi. Ora che ti ho fatto sentire a disagio, in realtà, no, perché ti sei cavata veramente in modo egregio, nessun problema, ti faccio vedere la prima foto. Spero che Vai. tu abbia capito il gioco intanto, ti faccio vedere questa qui. Spero che si veda. Ah. Che cosa And ne so, pensi me. di questa immagine? Ma minchia, questo è, è, è l'immagine del prequel del successo. È quando uno crede nelle cose prima che accadano. Lo sai chi è quello alla mia eh, alla, alla sinistra della foto, diciamo sinistra macchina? Eh, in realtà, sì, ma non mi ricordo il nome, però l'avevi detto anche nel Lui bot. Si chiama Fulminacci. Fulminacci è sì, il ragazzo clarissimo. che quando l'ho intervistato in questa foto, parliamo di ottobre 2020, non se lo cagava nessuno, ok? Noi abbiamo insistito a dire con l'altro ragazzo. Si chiama Maurizio, che io saluto Maurizio Cucino, il mio collega. E, mh, non, nessuno. E, e questo ragazzo qui, Fulminacci, era uno che secondo me era bravissimo. Lo abbiamo portato in radio e abbiamo detto: Guarda, che si merita un'intervista, lo dobbiamo far venire. E due mesi dopo stava a Sanremo, ma no, Sanremo dei piccoli la, è andato a Sanremo per fare Sanremo Giovani perché lui ha del 96, quindi ha anni. 25 anni. Lo hanno sentito, gli hanno detto tu vai a fare Sanremo dei grandi posso capire che Sanremo non piace a tutti però è comunque la, uno degli eventi più importanti per un cantante ok a prescindere che ti piaccia o no è un evento importantissimo seguito da milioni di persone quindi dai è grande Fulminacci io sempre tifo per lui ho tifato per lui quindi penso e che, che sia e, e quando credi in qualcuno prima che faccia il botto totale e tu già lo sapevi tu lo sapevi prima come abbiamo fatto un video di musica leggerissima io e Maurizio che ha avuto 90.000 visualizzazioni su Instagram su un Reel perché Bello. abbiamo preso musica leggerissima il giorno prima che diventasse virale per tutti. Cioè, arrivarci poco prima, ecco, fulminarci è stato uguale, noi ci abbiamo creduto prima degli altri. Ed è onestamente quello che io spero di fare ogni volta che ho visto qualcuno, nel senso io spero di intervistare il prossimo Matteo Di Lillo. <coughs> oggi stesso e quindi è una cosa che mi riempie d'orgoglio e naturalmente io volevo anche un attimo introdurre il discorso radio in questo modo nel senso eh, secondo te metto un attimo in privé uh -huh. eh, il rapporto con ra che rapporto hai con la radio nel senso è una cosa che tu ritieni a pari livello rispetto alle altre professioni che fai è un ripiego è una cosa superiore è una cosa che ti riempie le giornate è una cosa che fai così tanto per che cos'è il tuo rapporto per la radio? tu, tu sei il mio psicanalista praticamente <ride> tu, vuoi, tu vuoi entrare nella mia mente assolutamente la radio forse è il mio futuro se non fosse che il mondo delle radio è un mondo molto difficile particolare, elitario, esclusivo e tutti gli aggettivi negativi che vi vengono in mente ci rimettiamo perché dovete pensare che la radio ormai si fa gratis cioè c'è tanta gente che fa, è disposta di, di fare radio e con le radio web anche senza, senza soldi, senza nulla quindi è un mondo che si regge interamente sulla pubblicità e, e quindi per dirti in questo periodo ha avuto un grosso crollo ci sono stati 2-3 milioni di, di ascoltatori in meno a livello nazionale una contrazione circa del 20% del mercato, ti parlo quindi io vedrei molto il mio futuro nelle radio, anche perché io vengo dalle live, io sono una, uno speaker, eh, di un vocalist di, di eventi, quindi dalla discoteca, di, di eventi, eccetera. Quindi mi piacerebbe molto perché lì la voce è valorizzata molto di più rispetto agli attori. Cioè mentre in un discorso anche di attore tu hai bisogno di essere anche bravo, e io, no, io sono bravo ma non bravissimo, ok? Cioè chi è molto più bravo di me, quindi io ho voglia te a studiare ancora, sebbene io abbia studiato e tutto, ma che gente bravissima ma proprio forte quindi io sono continuamente in crescita come dicevo mentre nella radio per me è più facile perché già la voce fa il 50% del mio lavoro io in radio posso anche non dire nulla comunque la radio è bella eh, viene bene la gente l'ascolta ho buoni feedback non, non vengo ripreso perché perché comunque ho una voce che in un certo senso accoglie e quello che serve nella radio è proprio questo essere accoglienti e intrattenere fare compagnia quindi in realtà non è il mio ripiego, anzi è quello dove io vorrei investire di più, ma purtroppo nelle radio eh, lavorano, che ne so, eh, fai conto, 300-400 persone a livello nazionale su, non so, 100.000 persone che lo vogliono fare. Cioè io già so in un posto comunque molto alto, sebbene non sia magari RDS, ok? Non sia eh, radio, che ne so. 105. Paese. Ok, ci sono delle radio 105. Radio 105, è, ovviamente lo di 105 è l'obiettivo di vita di tutti quelli che lavorano nella radio perché è il programma più seguito d'Italia, però quelli sono tutti a Milano, io sono a Roma, quindi a Roma c'è anche una dinamica diversa, devi anche capire questo. Probabilmente a Milano avrei investito molto di più sulla radio, Radio DJ è una radio che a me fa impazzire perché ha una radio molto talk, quindi si parla molto come stiamo parlando qua, vedi che a me piace parlare, invece io sono in una radio dove si fa molta musica, quindi c'è meno a livello di... Dialogo di, scuola, di, diciamo, di, quello, di contenuto. Ecco, diciamola così, che invece a me piace molto perché io ho voglia te a parlare. Guarda, prima di mentre ti aspettavo della diretta, ho fatto il test e delle 16 personalità. Tu cerchi il test. Ah, io no, no, l'ho fatto in diretta una volta. Fantastico. E cosa sei tu? Eh, una roba tipo esuperante. Quindi catalizzo l'attenzione su di sé, mm, ok. Io sono. Io sono come cacchio era, porco Giuda me l'aveva detto prima, <ride> l'argomentatore. Io sono un argomentatore. Ok, quindi a me proprio piace parlare. Ed è vero, eh? cioè l'ha detto, se no non l'avrei neanche citato. Così. E invece è vero, a me piace parlare per il gusto di parlare, di argomentare, di, di, cre di, di, di creare una cosa a costo anche di, di fare l'avvocato del diavolo, di prendere delle parti di una roba in cui io non credo. Non me ne frega un cazzo. Magari c'è una situazione dove io non, non mi rispecchio in quello che sto difendendo, ma comunque lo difendi pur di portare avanti il discorso. Perché se io e te siamo d'accordo su una cosa, punto. Basta, finito. La pensiamo entrambi allo stesso modo, non si cresce. Invece Hegel ci insegna Massa Hegel. No, Madonna, che Madonna, ho, cita ho citato Hegel. Scusami, scusami <ride> non so. forse era non la tra esatto. alfabetismo. Così. Però Hegel appunto parla di sintesi che è data dalla tesi, ma ci vuole l'antitesi per arrivare alla sintesi quindi è sempre un percorso di contrapposizione: quante parole difficili che mi stai facendo, <ride> sarà il macchia rossa, eh? non lo so. Tra l'altro, io mi ricordo che quando andavo in palestra. La... sì, vabbè. Parliamo di eoni. Fa la radio più seguita era Radio 80 che aveva una sigla spaziale che era Radio 80 per 80 italiani e basta, soltanto 80 persone potevano sintonizzarsi. Noi eravamo già in 20 in palestra quindi <ride> fantastico. E mettiamo naturalmente tutta musica degli Ma anni non, '80, non lontana da me. Eh. Io sono Radio Italia anni '60, che comunque mettiamo musica abbastanza vintage diciamo così ma la Niente musica proprio... una curiosità mia ma la scegli tu o comunque c'è una redazione che sceglie per te allora per la, te. la risposta ufficiale la Vai. scegli ovviamente la redazione e noi non dobbiamo fare altro che eh, attenerci a ciò che dice la redazione e poi non è la redazione è, insomma l'editore l'editoria diciamo ci dà delle linee guida perché nella, nella radio, scusate, sto prendendo le L, non le ho più, scusate. Non però, ti preoccupare, no, non le ho mai ho avute. Ho finito le L la giornata, no, io oggi ho pure registrato <ride> delle cose. Okay. Ho finito le L. E, però diciamo che eh, ci sono molte cose per cui gli artisti non passano casualmente. Non è che uno mette la musica che vuole. Poi, se ovviamente c'è una richiesta di un ascoltatore, che ti manda un messaggio e ti dice, ciao, possiamo mettere... Amore, amore, amore di Mina, che voglio dedicare alla mia ragazza? Certo che la mettiamo, cioè ci mancherebbe altro. Ok? E come è fatto il palinsesto della radio? Noi abbiamo un palinsesto che dagli anni 60 al 2020 mette ogni, eh, ogni canzone di un'annata diversa. Quindi anni 60, 2010, anni 70, 2020, anni 90, una canzone appena uscita, anni 80, anni 60, eccetera. Quindi facciamo una turnazione così al massimo quello che puoi fare se proprio una canzone, proprio dici questa proprio mi rompe il coglione, la sento tutti i giorni non la voglio più sentire tieni lo stesso artista ok, o lo stesso anno e cambi magari canzone questo ci lo puoi fare ma tu hai visto quel film con um, che c'è su Amazon con Sergio Castellitto Radio Frizz e... no, che è uscito recentemente forse l'anno scorso che si chiama Il talento del calabrone no Guardalo, secondo me, perché ti conviene. Perché parla proprio di una storia di un conduttore radiofonico e di un'altra persona che in teoria eh, sta minacciando l'intera città. Quindi eh, è come il conduttore si relaziona a questo, se lo chiamarlo, terrorista. Eh, prova a guardarlo, perché secondo me è molto molto interessante anche per quanto riguarda il tuo lavoro, perché proprio. Certo. Lui è stato molto bravo, l'attore, che si sì, medesima proprio nella parte del radiofonico, che deve un attimo gestire la situazione, essendo in diretta con milioni di italiani, che lo share aumenta costantemente perché naturalmente sta succedendo una, una, una catastrofe. E lui fa sempre simpatico, ed è una cosa veramente sconvolgente, secondo me. Vabbè, detto questo, eh, partiamo con la seconda foto, ne facciamo 3-4 e poi chiudiamo. Eccoci qua. Ma sì, ma anche di meno eh. andiamo veloci. Oddio che hai tirato fuori. Tu sei un gamer, devi fare Twitch <ride> sei un vero gamer. No, que questa non è una foto a caso. Eh. Cioè, questa è una Io foto molto importante. Ti ho studiato, a parte che che bello, avevo ancora i capelli. Cioè... <ride> Beh, gli anni passati, <ride> gli anni in cui avevo i capelli, ma è una cosa imbarazzante, questa, questa foto che vedi è presa da un musical che io ho portato, un musical inedito che ha scritto eh, Nicola Saverio Musicco, bilingue, quindi io parlavo in inglese, l'altra attrice in italiano per la maggior parte del tempo, e che noi port abbiamo portato al Fringe Festival of Edinburgh, quindi a Edimburgo, cioè un uno dei festival di teatro più importanti del mondo, a cui noi abbiamo partecipato proprio con quel divano, proprio con quelle ciabatte. E con quella con, con quel meraviglioso joystick. meraviglioso è uno spettacolo bello poi l'esperienza del fringe è stata una cosa indescrivibile cos'è il fringe è un momento in cui praticamente tutta la città è bloccata non è tutta pedonale e ovunque ci sono teatri che fanno spettacoli dalle 9 di mattina alle 9 di sera tutti i giorni ovunque anche le scuole diventano teatri diventano black blocks e quindi black box, no blocks, quelli sono. <ride> no, infatti, ho detto che cosa sta succedendo. Cioè... Black box, allora. Boxes, ok, fanno okay. praticamente mettono tutti i muri neri e tu entri dentro, fai teatro e fai spettacolo, eccetera, in tutta la città. È un'esperienza bellissima. Se avete tempo, di solito è la metà agosto, da inizio agosto a metà agosto, forse anche più avanti. E fanno un mese di, di spettacoli. Ovviamente in inglese, però bisogna saper parlare dell'inglese. In yeah, man. E quindi, appunto, sicuramente è un ricordo che ti tiene sicuramente di allegria. Ok, eh, sì. allora, io direi, uh, facciamo dai due foto, perché questa qua mi piaceva particolarmente. Vai. Che è questa qui, che ora apriamo un mondo, secondo me, apriamo un mondo. Oddio, ho paura. <ride> Vabbè, dai, si vede che sto recitando, ok? No, perché ci sono soltanto i fari, <ride> va benissimo. Eh, però. Eh. Questo è uno dei musical. Allora io no, non posso parlare male del lavoro perché sarei stupido. Eh, quindi ti dico che è uno dei musical più mh, particolari che io abbia fatto nella mia vita. Eh, abbiamo fatto 15 repliche di questa roba. Ok, 15 repliche, non sto scherzando. Eh, e ne avevamo programmate altre 20 che sono zompate causa COVID. Merda. Ok. E però è il Zefirino il principe della Patagonia praticamente una storia accattivante, interessantissima dove io nelle vesti di Don Cagliero appunto, racconto e diciamo coadivo l'evoluzione della storia di questo prete santo della Patagonia che a quanto pare ha studiato a Frascati vicino Roma e quindi abbiamo fatto questo musical inedito anche questo ma e oggi, io così... credevo fosse un'altra cosa va bene, va bene va bene che cosa credevi che fosse? io credevo fosse il capo di Notre Dame <ride> va benissimo credevo fosse, fosse frollo <ride> <ride> Ero convinto, no, devo no, leggere no. Edito, la scarpa. Una roba inedita. Amico, se fai frollo per fare il gruppo di Notre Dame, servono, non lo so, 4-500 euro di diritti al giorno per andare <ride> infatti, in scena. ok? Quindi che cazzo ce li ha nel teatro? 500 euro al giorno di dire. <ride> noi dal nostro incasso ogni giorno leviamo 500 euro che diamo di diritti all'autore <ride> perché giustamente è roba sua. Non è Qual roba è il tua. problema? Capito? Dai, dai, andiamo con l'altra. Andiamo con l'altra, che è l'ultima. E secondo me è un po' il riassunto di tutta la nostra intervista molto piacevole, molto fantastica che abbiamo avuto l'onore di avere con Matteo. Ed è questa qui, che a me ha fatto molto ridere, ma che adesso vedremo che cosa è veramente. Ma mica so io. Sei tu, Fra? No, ti giuro. Dove ah, cazzo hai no. trovato questa foto? Eh, sul sito blu. Madonna. Non no, sei qui tu? Stavo... Qui stava a New York, mi sa. Stavi a, Stavi a New York. <ride> Io ti studio. <ride> Ho passato giorni interi a identificare la tua persona. su una amata. macchina del tempo, vecchio. La, la, realtà, la realtà è che quella macchina, come puoi ben immaginare, non è la mia, ok? Stavo a <ride> New York, stavo New York con, la, con la mia ragazza e praticamente c'è sta questo che si ferma là. Io lo guardavo, stavo a fare una foto così e questo si fa. Want to take a picture? Wanna take a picture? Come on come in! E Forse. quindi mi ha fatto salire e, e sulla sua macchina ho fatto la foto, però non è mia. Insomma, è stato un momento molto <ride> futuristico della mia vita. New York, come ti pare? <ride> New York, sì. Vabbè, becchi, un po' di gente strana a New York. C'è uno che mi ha chiesto una sigaretta e mi ha dato 20 dollari, così. <ride> perché non gli andava di andarla a comprare. Quindi ha detto, guarda, te, ti do 20 dollari, basta che mi una sigaretta perché la voglio ora. Vabbè. Micchia, io sono stato a New York una settimana, la prima roba che mi hanno chiesto era se volevo la bamba. Eh, la prima roba. Avevo, avevo 16 anni. <ride> la prima roba. <ride> avevo già la barba, eh, per carità. Eh, dai facciamone l'ultima perché questa qua è un pochino emozionale anche per me va bene e vale a dire questa qua eh, spettacolo, racconta questo racconta penso, questo penso sia uno spettacolo che abbiamo fatto non alle fornaci ma al castello di qualcosa Bravissimo, e, e dico abbiamo perché c'eri anche tu in questo spettacolo yeah, che abbiamo fatto da compagnia instabile dell'araba fenice e quest'anno purtroppo io non posso neanche andare, tu ormai non vieni più perché hai altro da fare nella vita, ma eh, me. questo era tutto uno spettacolo in realtà sul, sull'olocausto. E lui era un soldato che scriveva dal fronte, dalla guerra, eccetera, durante la seconda guerra, no, la seconda guerra mondiale. Sì, 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 molto, sì, molto, sì perché c'erano i nazisti ancora. Molto peso, però uno degli spettacoli a livello artistico e quindi a livello eh, di, di contenuto più belli che io abbia fatto nella mia vita. Ma davvero, anche perché il fatto che fossi tenerante su un posto così suggestivo era veramente una figata. Un Io castello, ti raccontrerò... Così mezzo diroccato, con tre torri, una caduta. Noi che siamo là, che recitiamo lo spettacolo con giri e trovi gli attori, le prigioni, le cose. Poi sali su, ci sta il unico, il mimo, le robe con la musica, eccetera. Eh. Una roba. Meraviglioso. Tu, infatti, sì. mi pare che tu portassi anche un pezzo di trilussa, mi sembra che era appunto la linea della guerra minna nanna, tu non senti che si dormi non vedrai tante infami, e tanti guai che succedono nel mondo quello. madonna perché non parlarne perché ho la pelle d'oca ho la pelle d'oca già soltanto a... <ride> alle prime frasi perché comunque io ti racconterò questo aneddoto vabbè poi smetto perché io interpretavo interpretavo un uh, Gerard, no, un generale tedesco ed ero con Mauro, che comunque avete già conosciuto perché è già passato per il canale parlandoci di fisica teorica, e un altro ragazzo vabbè, lascia fare è Mauro il personaggio. E Mauro, che... Mauro è un grande che, comunque, ehm, siccome nessuno sapeva il tedesco, io, io gli ho detto, ragazzi, andiamo là. E <ride> facciamo il tedesco usando soltanto i nomi dei calciatori. <ride> <ride> e quindi la gente arrivava e noi, e noi dicevamo Schweinsteiger a ah, Miulla <ride> Tanto che alla fine. Il finale era io in cima a questo palazzo che dicevo Aine Strasse, <ride> e la gente è sconvolta fantastico fantastico. Vabbè, basta con gli aneddoti. Eh, ti faccio l'ultima domanda e naturalmente non posso farla senza ovviamente utilizzare l'ultima sigla che ora vedrete Vai. musica, cinema attualità sono su schegge di vetro l'air eccoci, allora chiudiamo chiudiamo sicuramente l'ultima domanda è Siccome siamo su un canale che parla di cinema, musica e attualità, volevamo chiederti se hai disponibilità di consigliarci un film, una serie tv e naturalmente un album musicale per i nostri ascoltatori. Ok, allora partiamo dal film. Un film che vi consiglio di vedere se non l'avete mai visto, anzi sono più film, è Amici miei, i Monicelli. Mm. È una base, ok? Perché è inutile andare a cercare di capire la roba eh, americana, tutto quello che fanno. Sì, sono belli, però studiamo quello che siamo noi, amici miei. È dove dovremmo ripartire. Secondo me, nel cinema di oggi, dovremmo ripartire da là, capire come faceva Monicelli a tenerti incollato tre ore e mezza di film. Tre ore e mezza, un film che oggi, se tu vai al cinema, un'ora e venti è tanto, un'ora e mezza ti sei rotto i coglioni. Quindi. Eh, amici miei di Monicelli, è il film che vi consiglio. Una serie TV che vi consiglio è Rick e Morti. Mi dispiace, Rick e Morti la dovete vedere e basta, perché è l'unica serie che riesce l'unica, cioè, è, secondo me, la serie che meglio è riuscita a fare satira di, delle tematiche di oggi. È diventata molto cruda anche nell'ultima stagione, molto violenta. Eh, proprio perché fa satira sul political correct, che non si può più fare nulla. Per questa politica di correct che è stato stretto, no? Il diritto che viene stretto non diventa più diritto, diventa imposizione a livelli pazzeschi, a livelli stupidi. Dire che un nero non può essere doppiato da un bianco è una cosa stupida. È Ma frullia. non perché, non perché bisogna dare pari opportunità, è bene, certo, è proprio per questo. Dare pari opportunità vuol dire che il migliore, quello che è più adeguato, deve fare. A prescindere dal colore della pelle, dal suo estro sessuale, eccetera quindi questo è, secondo me, appunto nella satira i migliori, quelli che stanno riuscendo meglio a tirar fuori i problemi di oggi sono proprio ricchi e morti e un album musicale che dovete sentire mh, non so se vale il eh, Notre Dame de Paris, non vale, vero? Il proprio, il proprio fatto da, da Riccardo Cocciante, il musical quello della Compagnia dell'Arancia eh dai, vale Beh, se vale. vuoi vai, se vuoi vai, nessun vale problema Sennò, guarda, uno a cui io sono molto legato eh, sebbene sia un po' vecchio, è... Hamilton. Eh, beh, Hamilton, Hamilton lo dovete assolutamente vedere. Sì, sì. Io intendevo un album musicale, parlavo di, di roba italiana. però okay, se mi dà di Hamilton come commedia musicale, diciamo passiamola così, assolutamente ah. dovete sentire Hamilton. Non, non c'è niente da fare, vi aprirà un mondo diverso. E soprattutto ascoltate di, la versione di Matteo Di Lillo sul suo canale YouTube. Naturalmente, eh, Instagram ah, guardate anche, tutto. Eh sì, sì, esatto, sto facendo un po' di spam, mi raccomando, guardate l'instagram di Matteo, eh, guardate soprattutto il suo sito web in cui trovate tutte le cose che fa, immagino, più e mh, più o meno comunque una visione completa del personaggio. Invece, per quanto riguarda Schiacci di vetro, vi ricordo che la prossima live con me sarà eh, mercoledì 16 giugno in cui parleremo di una cosa un po' nerd, vale a dire faremo la classifica dei migliori Pokémon di quarta generazione, vabbè avremo tanti ospiti, almeno quattro ospiti, quindi non perdete la mercoledì 16 alle nove e mezza. Per il resto io saluto la chat, grazie Matilde, grazie Shin, grazie Giulia, a tutti quelli che sono passati a salutare e naturalmente l'applauso più grande va a Matteo, che ha voluto grazie. prestare la nostra attenzione per la nostra fantastica intervista. Io Matteo ti chiedo di rimanere un secondo così ce lo, ci salutiamo. Per il resto fate i bravi, rimanete analfabeti e ci vediamo alla prossima puntata. Santo Matteo ci dicono, naturalmente, Santo, perché tutto Don, Don Matteo al massimo. <ride> Ultimo printisi del caso e ci vediamo direttamente quindi mercoledì che ci sarà anche Matilde allora, come ospite speciale. viene anche lei, guarda. Eh, piena, eh. la mia è finita la sì, mia non era piena eh, signori era, era qua, era qua. Guarda, ho bevuto, ho bevuto due, tre dita di vino bevuto, eh. no, 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 la mia era possiamo... piena quindi eh, un brindisi e, e cimera, ci vediamo alla prossima la puntata fate i bravi rimanete su Scheggi di Vetro e naturalmente always an alphabet ciao a tutti, ciao ragazzi, buona serata ciao ciao ciao